Esattamente oggi, ma un oggi di 29 anni fa, usciva uno dei due capolavori assoluti degli U2, Actum Baby. L'altro è The Joshua Tree. A questi due album corrispondono due tour storici che lasciarono il segno nella storia della musica e nei fortunati presenti. Io sono stato tra questi. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Era il 1987. Era il 27 maggio. Era pomeriggio. Eravamo a Roma, imbottigliati in mezzo al traffico dentro una panda. Eravamo reduci da una rissa sfiorata solo grazie a Emilio, detto Fragna, che era sceso con la leva del cambio in mano. I cambi delle Fiat bastava svitarli per minacciare il malcapitato romano che stava prendendo a calci la Fiat 127 di Luca, buono come il pane e reo di non si sa quale reato stradale. Caldo infernale, finestrini aperti. Per fortuna, perché in caso contrario il fumo delle sigarette avrebbe ridotto la nostra aspettativa di vita al massimo fino al valico della somma. Cosa stavamo facendo? Semplice. Gli U2 sbarcavano quel giorno in Italia forti di un album uscito da neanche due mesi, ma che già odorava di leggenda. Era la prima data europea. Senza iTunes, senza social, senza chat, per gustare quel capolavoro ci si doveva abbeverare dalle radio. E noi, di quel bere, eravamo gli osti, perché in radio ci vivevamo. Perciò partirmo con una starting line composta da me, Antonello ed Emilio in Fiat Panda, Roberto, Luca e Fabio in Fiat 127. Arrivammo allo stadio Flaminio dopo due soste. Quella a casa del fratello di Fabio, romano come lui, a ritirare i biglietti che aveva comprato per noi, e quella per la rissa sfiorata di cui rideremo per anni, che superammo con la nonchalance tipica di chi conosce mezzi ad alto potere dissuasivo, come effettivamente fu la leva del cambio. L'ingresso allo stadio fu da tregenda, una massa inaudita di giovani col biglietto in mano che spingevano per prendere posto davanti al palco. Entrammo in campo come un fantozzi che entra in un autobus talmente stipato da entrare dietro per uscire davanti senza mai toccare il suolo, solo trascinato dalla gente. Il set iniziale dei gruppi spalla valeva il prezzo del biglietto. I Long Justice di Maria McKee, i Big Audio Dynamite di Mick Jones, ex chitarrista di Clash, e i Pretenders di Chrissie Hynde. Poi calò il sole, venne sera. Ed ecco l'inizio che noi non lo sapevamo, ma consegnò ufficialmente alla storia quel concerto. Quando si spensero le luci, partì tutto. Partì il re e poi il sol delle tastiere. Partì Where the Streets Have No Name. Partì il basso che fece tremare talmente tanto la struttura dello stadio che decine furono le telefonate degli abitanti del quartiere ai vigili del fuoco perché pensavano fosse il terremoto. Poi partì Bono. Con Hello Roma, questo posto è grande, ma noi e voi siamo più grandi. E allora il terremoto fu dentro il Flaminio, fratello povero dell'Olimpico che quella sera sembrava più largo per contenerci tutti. Eravamo 47.000 ed eravamo dentro la leggenda di un disco semplicemente perfetto. In radio The Joshua Tree era logorato dall'uso. In radio dicevamo che pezzi come Running to Stand Still solo Dio li poteva aver scritti. In radio esageravamo spesso, accecati da una passione indefinita. In radio però spesso ci prendevamo. Suffer the needle too. She's running to stand still.